Ogni scatto è una creazione. I personaggi, immersi in un ambiente bianco-nero, si colorano, si vestono di simboli. Sono allegorie, metafore, immagini iconiche, senza tempo e senza luogo, come immerse in una sorta di metamorfismo antropomorfo. Le foto di Filippo Verova ricordano a prima vista il surrealismo di René Magritte, per non citare solo l'antesignano Man Ray. Si inseriscono nel panorama della fotografia artistica contemporanea, impegnata a reinventare la quotidianità spesso reinterpretata. Che cos'è la fotografia per Filippo Verova? È immortalare l'attimo. La macchina fotografica riesce a rubare quegli istanti e congelarli per sempre. Questo mi ha sempre affascinato. È un mezzo che può diventare altamente creativo. Le sue opere visionarie sono sovrapposizione di piani piuttosto che fotomontaggi o manipolazioni digitali, con risultati eccellenti. Quelle figure sembrano emergere dai luoghi stessi in cui sono stati inseriti, spesso con un effetto quadridimensionale, nello spazio-tempo di Minkowski. Hai avuto la fortuna di conoscere anche i grandi maestri della fotografia, tra l'altro c'è venuto qui proprio a Muro Lucano un grande fotografo giapponese. Sì, Seiichi Yasunami è un grandissimo fotografo, lavora in tutto il mondo e ho avuto questa grande fortuna di averlo conosciuto e di comunque abbiamo allacciato una bella amicizia e forse una futura collaborazione. L'importante è l'occhio che guarda, diceva un maestro del calibro di Giga Vertov. L'opera di Filippo Verova produce immagini da guardare perché, come sottolineava Giselle Freud, la fotografia traduce il reale, ma si rivela secondo l'occhio che guarda. È una foto particolare perché deve rendere l'idea di ciò che io ho in mente, cioè questo mondo fantastico, questo... Io ho cercato di rappresentare questo senso di inadeguatezza in un certo qual modo a questa società e quindi mi serviva ricreare questo senso di favoloso, di fuori dal normale, fuori dalla realtà. In qualche modo è stata definita una fotografia surreale, ma non è solo una fotografia surreale. No, non è solo una fotografia surreale, se si legge bene tra le righe si può vedere, si può leggere quello che è il messaggio vero, reale di questo tipo di fotografia, cioè proprio come dicevo prima, questa rappresentazione del senso di alienazione, cioè di questa voglia di distaccarsi da questi valori ormai che portano solo al consumismo, guardano solo al consumismo, guardano solo all'essenza, all'essere, all'apparire. Invece con queste foto si guarda nell'animo umano, è un viaggio abbastanza introspettivo. La resa di queste fotografie è molto riuscita ed è una resa quasi quadridimensionale. Sì, effettivamente sì. Il lavoro è stato duro in post-produzione, non solo quello fotografico in sé per sé, perché abbiamo fatto 8 mesi all'incirca di scatti in giro qui in Basilicata, anche in parte in Campania. E poi la post-produzione insomma è durata diversi mesi proprio per ricreare questo aspetto, per dare questo aspetto fantastico. La grande sfida di Filippo Verova sarà ora quella di reinterpretare fotograficamente la Divina Commedia di Dante, non semplicemente una rappresentazione del paesaggio italiano descritto dall'Alighieri, quanto piuttosto scene raccontate con i moti del corpo, quasi coreografie, come proiezioni mutanti e interattive. La mostra sarà inaugurata il 19 aprile nei Sassi a Matera, nello spazio artistico di Nicola Filazzola.